Ciao a tutti, buon lunedì, buon inizio di settimana, un'altra settimana che insomma si prevede ancora bella piena di quarantena, stiamo a casa, mi raccomando e tanto ci penso io a darvi roba da mangiare e da vedere. Ed eccoci qua appunto con un match che vi voglio riproporre. Questo match è andato in onda sabato, in diretta sul canale quello viola, che non si può dire qui perché sennò ci chiudono tutto, doppia mandata e buttano via la chiave, che peraltro io vi invito caldamente a seguire, perché non è che sto spostando pian piano tutto lì, però insomma è innegabilmente il futuro, quindi sapete che lo trovate in descrizione, Francesco Pardini VGC, andate su quello viola, lasciate il follow, così quando vado online potreste seguire in diretta match come questo che vi vado a riproporre fra poco. Un match contro il buon Sejun Park è stato veramente un gran bel match, e quindi in questa ottica di voler riprodurvi tanti 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 contenuti ve lo voglio riproporre. È stato veramente un match fico, dove noi abbiamo giocato peraltro il team che abbiamo buildato insieme, ossia quello di Colossal, che ormai dovreste conoscere anche perché l'abbiamo portato per più live, e quindi spero che sia di vostro gradimento. Io approfitto di questo evento eccezionale per ringraziarvi innanzitutto per ieri, perché avete divorato il video della Best of 3 contro Cybertron. Se non vi siete visti quel video, non vi spoilerò il risultato, andatevelo a vedere, lo trovate qui sul tubo. Io vi ringrazio davvero di cuore. E poi approfitto anche per annunciarvi che finalmente, dopo un paio di settimane di Lime Labor, siamo riusciti in collaborazione, e direi più che collaborazione, hanno fatto praticamente tutto loro, con l'Orpo Team, a lanciare questa serie di tornei con premio in denaro, riuscendo quindi, dal nostro punto di vista, il nostro intento a, in questo momento, dove chiaramente siamo tutti a casa, non ci sono locals, dare un po' più di pepe online su console con un torneo articolato con Svizzera più Top Cat, a far avvicinare Pokémon, il brand, a, come dire, il mondo dell'eSport, avvicinandoci a tutti gli altri giochi che già fanno dei tornei con iscrizione a pagamento e premio in denaro. L'iscrizione sarà di 10 euro, tutto super, assolutamente ci tengo a precisarlo, regolare e legale. Siamo affiliati a JAC, quindi è tutto assolutamente secondo la legislazione italiana, ossia con il montepremi stabilito prima che esula da quante persone parteciperanno, quindi ci prendiamo un rischio. Il montepremi è di 515 euro, diviso appunto fra vincitore, secondo, top 4, top 8, e abbiamo voluto fortemente premio anche alla top 16. Ovviamente sarà un premio minore rispetto a chi si porta a casa la posta più grande, ossia il primo classificato, però questo per premiare una grande affluenza di tutti, premio che sarà ovviamente superiore a quanto uno ha pagato, ecco, all'inizio, giustamente, se no di cosa stiamo parlando. Io quindi vi invito, provate. Provate, è un torneo che potreste prenderlo come un local molto grande, perché si prevede una grande affluenza, i posti sono abbastanza limitati, se no poi non si gestisce più il niente. Potete iscrivervi tranquillamente il link che vi lascio qua sotto in descrizione, è il sito dell'Orpo Team, seguite, dovete compilare i campi, pagare con PayPal è proprio una baggianata, una cosa che è veramente molto 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 facile. Parteciperanno anche dei top player, perché come sempre quando ci sono questi tornei con premio in denaro, spunteranno il Delpidio di turno, Boschetto, non so ora se proprio loro saranno interessati, penso di sì, ma insomma lo vedremo. Mi raccomando, date un segnale alla community magari partecipando. Ci tengo a precisarlo che per questo torneo è alto rischio per noi organizzatori, ossia se non raggiungiamo un tot, il premio comunque l'abbiamo stabilito e ci sarà, ci frugheremo e ci rimetteremo, tra virgolette. Quindi non è un torneo a guadagno, anche perché dietro alle spalle ci sono molti costi, quale il tesseramento di ogni partecipato presso Jack per poter fare le cose super legali, e la commissione che ovviamente PayPal prende sempre, anche in questa occasione non fa eccezione. Io adesso che vi ho detto questa cosa, vi lascio davvero al match contro Sejun, godetevelo e grazie, grazie, grazie.
grazie, 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 grazie per questa settimana passata dove mi avete davvero dato un'enorme considerazione. Siamo sempre stati su quello viola con live di 3 ore sopra 1000 spettatori, cosa che fanno soltanto i veri bigoni. Grazie ragazzi, mi raccomando, lasciate anche lì, vi ricordo, il segui, così che questa settimana non farà eccezione rispetto alla scorsa, andremo forte in live e avremo modo di stare insieme proprio appunto in diretta. Ciao, lasciate mi piace, iscrivetevi e buon match contro Sejun. Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione! Cinque, boh. Questo lo giocava Sejun, cari ragazzi. È Giga Centiscorch Meostic agli screen ed agli switch, così come ad agli switch Tokix. Questa partita è un pandemonio. Pandemonio! È un pandemonio questa partita. Un pandemonio. Ah, ma Sejun, no. Non penso sia lui. Possibile. Team è il suo, però. Andate a controllare. E seconda. Ok. Allora vado a sniperare lo stick. No, scherzo. Allora. È lui. Ok. Beh. Tutto molto bello. A me dispiace uno scontro epico come quello contro Sejun e lo si debba giocare a un altro. Contro Sand, se liddano Sand, devo fare sta troiata lì. Mi fa veramente cacare. Me ne rendo counter. Lo so, fa veramente male al cuore, duole anche a me fare una cosa del genere. Credetemi, fa veramente male al cuore anche a me. Credetemi. Believe me. Allora, io qui ho pensato, lui toglie Typer, perché vuol rimettere la Sand, farà Max Guard, o comunque se non fa Max Guard butta qualcosa. Qui gliel'abbiamo presa piena. Comunque, anche se Jun ne ha due di Ali Switch, quindi oh, raga.
Aries, oggi è la giornata delle partite a caso, peggio delle scarpe, davvero. Però qui abbiamo parlato di giugno, altrimenti ci si tira sul pipiritto. Ci si tira sul pipino. Qui ho fatto una bella rima. In cui lui potrà predictare se io ho fatto o non ho fatto. Se faccio o non faccio, distorto. Ora. Faccio questa mossa, ragazzi, per non morire di... per non attivare la weakness policy a Typer, quindi so benissimo che andiamo a morire di sent. Però non voglio fare surf, non voglio rivelare il ping game, anche se siamo best of one, e fare le switch inutile, quindi faccio Phantom, che non ha senso. Faccio Phantom lo stesso. Lui predicta l'ally switch che non arriva. Più uno in più due in difesa speciale. Ora noi però abbiamo conto, sì, portato, vero conk. Anche se è stato coglione. Portato, vero Dio conk. Questa è una bella notizia. Intimidators. No. Faccio Ancient, quello delle centrali Toys, per ridirettare dopo. Abbiamo il 10% peraltro di aumentarci tutto. Slide, questa fa male ma non troppo. Colossal, che comunque è una bella difesa. L'omnibus di Hogo sarebbe stato ucciso. È stato ucciso. Io fallo, fa protect o fa il pin, cioè non penso faccia tanto. Sarebbe un pazzo. Però prenduta. Dai, più unino tutto. Sì. E io questa intimate l'ho fatta per reggere adesso, chiaramente. Dottini. Notare, Tytar non lo prende il dottino. Abbiamo battuto Zhejun. Ali switch, però penso di aver giocato molto bene.
Questo perché, e io guardate, qui mi tolgo una soddisfazione, non mi do ario perché ho battuto su Chun. Voglio riqualificare i ragionamenti di prima. So che è Sejun, so che il turno 2 toglie Tyter perché deve rimettere Sand. Ho davanti un giocatore che pensa, lo so leggere. Ho davanti un giocatore che non pensa, perdo contro Myotic Weakness Policy. Quindi, se vedete che mi incazzo, è perché io, come detto, ve lo dico in maniera proprio apertamente, io sono un sommelier di questo gioco. A me del VGC piace tutto. Mi incazzo un po' come quando una persona alla quale vuoi bene fa delle stronzate, no? Io nella stessa maniera, uguale. Quindi è più facile giocare, tra virgolette più facile, perché poi Sejun, però gliel'abbiamo preso. O no? Ma via, abbiamo battuto Sejun Park, ci si raddrizza un po' la giornata. In best of one però. D'altro canto, devo essere altrettanto onesto nel dire che in best of 3 devo fare il game plan della Trick Room probabilmente, ma non è comunque facile mettere un Dusclops dinanzi a un Tyranitar. Quindi lui sa di Ally Switch. Jin Furai.